Buongiorno a tutti. Oggi vorrei presentarvi una Nicorex F. Nicorex F nasce nel giugno del 1962 e perché, diciamo, Nikon F è che è nata 3 anni prima, 1959, subito dopo nasce il Nicorex 35 nel 1960. Nicorex 35, 35-2, poi finalmente è che allora Nicorex 35 montava un obiettivo 50 mm 2.5 Nikkor Q, cioè quindi ottica fissa, ok? Mentre, cioè come una macchina diciamo economica della serie Nikon F, cioè aveva bisogno di montare, avere il baionetta Nikon F e ottica intercambiabile, otturatore dal 1 secondo a 1 millesimo di secondo, ok? Quindi doveva nascere una macchina economica di Nikon serie Nikon F e che questa prosegue dopo Nicorex F, nasce Nicorex Zoom subito dopo 43-86 e che è tra l'altro montato ottica fissa e che è stato tolto, che è stato fatto il primo zoom come per Nikon F. Bene, poi Auto 35, però diciamo tra questi 5 modelli della Nicorex, Nicorex F è probabilmente la macchina più idonea come che venga nominato come una macchina economica della serie F. Ok, 1962, cioè 3 anni dopo della nascita della Nikon F, nasce questa Nicorex F e che poi prosegue e questa linea nel 1965 nascono Nicormat FT, FS, cioè e quindi cioè Nicorex F è la base della Nicormat. Quindi la storia del 1960 va avanti, 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 cioè come macchine diciamo economiche rispetto alla serie F, F2, eccetera, eccetera, che poi questo filone va avanti sulla Nikon FM, FE, FM2, FE2, FM3 e poi c'è FG e M, che c'è proprio un altro ramo che partono, però Nikon fece veramente una quantità di macchine interessante. Bene, torniamo a Nicorex F. Allora, come avevo fatto vedere, è che questo ha un attacco F, cioè ottica intercambiabile. Guardate, è semplicità, sblocco della diciamo ottica e un semplice pulsantino. Poi questo è questa levettina a fianco che c'è, questo è profondità di campo da vedere, ma comunque il copertura del mirino è 92% con ingrandimento di 0.8x. Poi, cosa più importante di questa macchina è hanno montato otturatore diverso da quello che viene montato sulla Nikon F. Guardate, questo otturatore tendina a titanio, scorrimento in orizzontale, comunque aveva una qualità, affidabilità meccanica veramente il top. Questa macchina è stata utilizzata dai fotografi, i reporter, e che portavano in guerra, cioè sbattevano destra e sinistra e si buttavano anche, cioè proprio 5 macchine al collo, cioè per terra, ma questa ha continuato a funzionare. Purtroppo per risparmiare i soldi per creare, produrre questa macchina in economia, che in economia, cioè modo di dire, perché costava veramente 400 euro nel 1962 e quindi non era nemmeno economica. Bene, hanno montato Copper Square, questo otturatore
tendina a scorrimento verticale, cioè questo non aveva affidabilità meccanica. In effetti ne hanno fatti in 3 anni circa 49.000 esemplari, ma sono pochi esemplari sopravvissuti funzionante. Cioè questo è inevitabile, era comunque. L'hanno fatto questa macchina molto carina, ma molto carina, cioè perché cioè finitura, cioè tutto, cioè proprio una pura Nikon, pure non ha bellezza estetica, non ha affidabilità meccanica, non ha una finitura, cioè proprio raffinatezza. Cioè basta vedere anche questo nottolino di riavvolgimento, cioè Nikon F, cioè nottolino di riavvolgimento con zigrinatura, cioè questa bellezza, questa Nikorex F non ne ha. Cioè in effetti hanno fatto tutto in economia di 50 anni fa, cioè 55 anni fa, e però in effetti è fatta in modo molto grezza, però fa parte della grande storia, lunghissima storia di Nikon. Nikorex aveva anche questo esposimetro esterno che viene incastrato qua, ok? Cioè sì, non mancava niente, in realtà non gli mancava niente, era una bellissima macchina, un tentativo di arrivare a questa bellissima Nikormat o Nikomat FS. Che cosa è? Senza esposimetro. Questa è prima macchina della serie Nikormat e che aveva esposimetro CDS. Ok, bene. Queste due macchine nascono nel 1965. Quindi 1962, cioè 59 Nikon F, 62 Nikorex F, poi nel 65 nascono Nikormat FT FS. È veramente splendida storia di ormai quasi 60 anni fa della Nikon, e che ha fatto questi 60 anni, oltre 60 anni, grandissima storia. Grazie a Nippon Kogak e grazie a Marco Cavina che ci insegna tante cose, grazie a voi, e oggi vi ho presentato questa Nikorex. Buona giornata.